Il prossimo talk è su NewXu, che è un motore di ricerca che abbiamo sviluppato e che usiamo dentro Linux. Ve lo faccio vedere. Andando su newxu.linux.org, stando dentro Linux, si accede a questa pagina. Ok, questo è un motore di ricerca per share Samba. Cioè, in pratica, se dentro Linux qualcuno condivide una cartella con dei file, c'è un crawler che gira, va a cercare tutte le cartelle condivise dentro la rete, le indicizza, e poi su questo indice si possono fare delle ricerche. Per esempio, dire di un film che vi piace. Forse dovrei fare in inglese questo talk. Sarebbe meglio forse, se puoi. Va bene per voi, se sì. Va bene se faccio in inglese. Sì. Ok, so I switched to English. So this is NewXu. This is the search engine that we use inside Linux. There is a crawler that goes through Samba shares and builds an index, and then this index can be searched. So, where did the idea come from? The idea came from Aden Wireless Metropolitan Network. So, we are not the only ones in Europe and in the world that make community networks. There are people, for example, in Catalonia, in Greece, in Austria, in many parts of the world. And this is the Athens network. If you go to there now. Okay. Yeah, in Greek. This is in Greek. English. Windows wireless not database. This is Greece, and this is the links that they have in Greece. It's like 6,000 nodes. 6,000 nodi attivi in tutta la Grecia. Erano veramente from north to south. Everywhere. Okay. And inside this network, they have many internal services. For example, they have torrent trackers. They have search engines. They have Wahoo and Google that are the search engines. And when I heard that they had these search engines, I said, wow, I want to do the same in Linux. And so I started this project from scratch, without looking at what was around, just starting and doing that. And after a while, Alessandro came in. Okay, we switch it back to Italian, sorry. Sì, perché alzi la voce. Devi urlare. Sentite? Come? Sì. Oh. Come dici? Dunque, il problema di NewXu, che è uno strumento fantastico, formidabile, insomma. Il problema è una questione più che altro tecnica, ovvero è centralizzato. NewXu sta su un server centrale e periodicamente, non so di quanto, questo 6 ore, fa il giro, va alla mascoperta di tutta la rete. Per fare una scansione trova i NAS e fa una scansione dei file che stanno dentro ai NAS. Il problema è che se cade il server
lasciamo perdere, vediamo. Però comunque il problema è che questo non è sostenibile dal punto di vista né delle risorse né da un punto di vista di una rete collettiva, insomma. Diciamo che la maggior parte dei NAS hanno un server premontato sopra e quindi diciamo che se si digita uno degli indirizzi IP interni alla rete Linux di uno di questi NAS, la maggior parte delle volte si trova la scritta il Forks. Questo perché appunto c'è un server che potrebbe assolvere il lavoro che attualmente fa Linux U centralizzato. Quindi stavamo lavorando per fare una versione decentralizzata di Linux U. Il principio di funzionamento è questo: ogni NAS ha un suo, una sua versione locale di Linux U. Questo consente dal punto di vista dell'utente di avere un proprio motore di ricerca locale. Dal punto di vista diciamo collettivo, il server centrale non farà più fatica a scansionare tutti i file presenti in tutti i NAS di tutta la rete, ma semplicemente si ritroverà a o ricevere direttamente o fare una scansione periodica di un file di testo che conterrà già il listato, una scansione prefatta dai NAS locali, oppure ricevere direttamente il listato fatto periodicamente dai NAS in locale, insomma, quindi risorse impiegate insomma quasi a zero, insomma. Io questa mattina ho fatto un patching su GitHub, quindi è già una versione beta, è già presente, insomma. Poi? Una cosa che volevo dire è che la prima cosa che Alessandro ha fatto è stata l'interfaccia grafica. Faccio vedere l'interfaccia grafica. Io ho fatto questa molto grezza. E questa invece è quella nuova grafica dell'Alessandro. Che è molto più 2.0. Diciamo che quando si fa una ricerca le richieste sono asincrone, quindi non bisogna ricaricare la pagina ogni volta, ma semplicemente i risultati avvengono quasi in tempo reale, perché semplicemente vengono richiamati i dati che servono e solo quelli. Perché prima, scusami, poi non ho capito prima perché non era così veloce? No, semplicemente per una questione di rendering. Sì. Cioè, rendering della pagina è più veloce, il motore dietro è sempre lo stesso. Sì. Okay. Lavora già la scritta, la tua client, quindi fa una richiesta asincrona mentre te hai il loader, insomma, lo vediamo tutti i giorni. Ok. C'è la tua GitHub di Linux? No, non mia, non mia. Metti Google. Vai su remoti lo visto. Ah, un'altra caratteristica è che vi è un tentativo di renderlo semantico, ovvero nel momento in cui io farò una ricerca, mettiamo ecco Matrix, mi compariranno dei risultati all'interno del mio NAS. Se io poi continuo a cliccare su uno di questi risultati, il sistema aprirà una pagina, una scheda con tutti i dati del film, sia dati riguardanti il file in sé, quindi permessi, le date di modifica eccetera, sia i dati riguardanti il film. Questi dati li prende da Wikipedia, non so se pronuncia Wikipedia, che è la versione semantica di Wikipedia. Ora il problema è che mi sto scapocciando da un po' di giorni e che non si possono fare troppe query troppo complesse con molti filtri. Ho avuto un po' uno scambio di mail con i ragazzi di Wikipedia. Dove devo, per far vedere il web semantico, la versione semantica, vado tutto NAS? Sì, ma io ci può andare anche un po' di Matrix. Sì. Quindi questo no. Sta girando direttamente dentro il tuo NAS? Sì. Prova a dire Matrix. Sempre una CGI?
No, 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 è tutto in PHP. Ah, è tutto in PHP. PHP già la scritta. E può girare quindi sul NAS con Light HTTP. Sì, 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 sì. Basta una versione Light anche di PHP e... Ok. Ah, esistono, cioè in genere sì, generalmente sì, sono sì, già installati, preinstallati con sempre con PHP proprio su questi NAS Light. Beh, la maggior parte non lo so, non ho fatto degli studi okay, a riguardo, però insomma esatto, okay, basta accedere esatto, un attimo alla macchina sì, se non ha un install sì, no, okay. E male che vada si potrebbe, è difficile fare un porting diciamo, tipo è difficile fare un porting in questa cosa. Beh, diciamo che circa il 46% è PHP, dici? Okay. Non ci dovrebbero essere problemi. Ma che bella interfaccia grafica che c'è. The Matrix e lui mi tira fuori The Matrix 3, i libri su The Matrix, cioè, tira fuori tutto, quindi bisogna filtrare un attimo qui ho visto comparire locandine di film accanto a sì, sì, teoricamente dovrebbe caricare la scheda del film e la locandina a sinistra. C'è qualcuno che ha più dentro un database di quanti film? 2000? Lucio? Quanti film ci sono? Qualcuno a caso? In lista? 2100 film, più tanti altri errori ancora non sono partiti nella condivisione rete, quindi in lingua inglese, italiano, questi 2100 sono tutti i film di no, la versione beta di quello che vedete è già dove parli di web semantico due parole che cos'è sopra? Proprio in due parole se ci riesci a conversare web semantico è il web dei dati ovvero si sta facendo in modo che il web non sia solo fruibile per l'interazione tra le persone ma anche per l'interazione tra le macchine okay. Quello di cui noi abbiamo bisogno principalmente sono dati tutta l'informazione è fatta di dati correlati in qualche modo tra loro il web semantico è proprio questa introduzione del web di diciamo più che l'informazione gestire principalmente i dati e quindi io adesso quando dicevo questa versione di Linux
su semantica, in realtà fa delle query verso una versione di Wikipedia come se fosse un database. È online, aperto. Esatto, esatto. Diciamo che il prossimo futuro, ma già comincia già ad essere così, il web sarà un immenso, enorme, gigantesco database. Per cui, se vuoi, posso far vedere, mi pare, non sui codici? No, sempre su GitHub. Sostanzialmente già lo è, ma non ci sono delle interfacce, diciamo, note per poter, diciamo, dove prendi questi dati, ecco. Cioè, ma anche delle risorse. O delle risorse. Delle risorse. Ci sono alcuni tentativi di motori di ricerca, tipo Lexe, o alcuni tipi di risorse, per cui ad esempio Wikipedia. Avete presente la colonnina sulla destra che sta sulla maggior parte delle pagine di Wikipedia? Sì, fuori, sono quella che fa il video, no? Ah, ok. Magari Common? No, un'altra, scusa, volevo far vedere un attimo Wikipedia. Wikipedia? Sì. Wikipedia. Una pagina qualsiasi di Wikipedia. Magari anche Google è sufficiente? Nel posto. Il posto? Sì, metti che ne so. E anche Google è sufficiente oggi, mentre la maggior parte delle volte sulla destra. Sì, anche Google, sì, è vero, sì. Ah. Ecco, questa colonnina sulla destra. Questi sono dei dati principalmente, scusa un po', sono dei dati che riguardano l'oggetto della pagina. Quindi, esattamente. Quindi vedete, ci sono i dati di abitanti, l'estensione della superficie, eccetera. Da questo nasce Wikipedia, citata prima, ovvero 20.org, c'è anche la versione italiana. Ovvero è stato fatto un porting di quella colonnina, quelle colonnine sulla destra, e sono stati messi in forma semantica. Diciamo, la forma più diffusa è il formato RDF, insomma, il formato di interscambio più diffuso dei dati semantici. Diciamo che la differenza tra l'RDF e un comune database è che il database è una tabella finita, in quanto a numero di colonne. Si può estendere solo con i relativi valori, quindi in verticale, ma non in larghezza, diciamo. Il bello del web semantico è che si può estendere in tutte le direzioni, nel senso che si fa un file XML con delle intestazioni con delle intestazioni specifiche, e si possono inserire tutti i dati che si vogliono. Allora, fai un po' sul gruppo. Senti, HTTP lo fai questo? Anche, sì. Anche volendo anche HTTP. Perché altrimenti il protocollo deve... No, va bene HTTP. PostGET, diciamo, sono del tipo delle REST API, per capirci. Delle sì, cose... esatto. Ok. Semplicemente si fanno tu, in realtà il file RDF è solamente un file di interscambio, ma naturalmente non sempre serve. Quello che più delle volte serve è comunicare con il server e far sì che il server restituisca i dati. Quindi vedi un po' la pagina 30. Una domanda, ma per esempio Wikipedia è tutta mirrorabile, no? E qui non funziona niente. No, dipende da loro. Cioè tu puoi prendere Wikipedia e farti un mirror completo di tutta Wikipedia, se vuoi, se c'è spazio e banda. Oh. Ok. Puoi fare lo stesso di Wikipedia? Possiamo avere una Wikipedia dentro Linux? Presumo di sì, visto che qualcuno mi dona 2 tera e viene là. Sì, presumo di sì, perché tutto quanto deve essere quanto più trasparente possibile. Tutta questa storia degli open data, fa riferimento proprio a questo, al fatto che
questo caso dal punto di vista governativo noi paghiamo con le tasse le ricerche, in realtà no, perché non ci stanno le ricerche, quindi sì, vabbè, lascia stare, metti a livello globale, insomma, no, il cittadino paga una serie di servizi e il problema è che poi le istituzioni, le entità istituzionali cercano di tenersi questi dati e da questo sono nate appunto queste normative degli open data, insomma, che diciamo portano in qualche maniera queste istituzioni a liberare un po' di dati. Scusa, una domanda. C'è uno sforzo open source già in atto sul web semantico, no? Sì. Che è quello che sta facendo Ubuntu con le sue scope, che praticamente cosa fanno? Prendono dati da, sfruttando una API per programmare una sorgente dati che estrae dati da varie sorgenti web a seconda di quello che vuole fare il programmatore. Ora, ci sono vantaggi e svantaggi rispetto a, per esempio, quello RDF è uno standard, mentre invece quello è un API che è documentata, però non è uno standard. Però la differenza è che c'è già uno sforzo in atto con tante scope di terze parti. Se Linux U, per esempio, si potesse rendere API compatibile con quelle scope, non ci sarebbe bisogno di reinventare la ruota ogni volta per reclamare gli stessi dati. Sarebbe praticamente... Vabbè, diciamo che dal punto di vista di Linux U, il web semantico non è tanto nel dare i dati, ma nel ricevere i dati dal web, diciamo. No, esatto, è questo quello che fanno le scope. Solo che sono già sviluppate ampiamente, l'API è più o meno stabile. Se uno va con Linux U sulla sua strada, no? Crea delle API, per esempio, per estenderla, perché penso che prima o poi avrà dei plugin dove si possono estendere le sorgenti. Sì, sì, certo. Deve ricreare ogni volta lo stesso plugin per le diverse fonti. Se si potesse cavalcare un API nota, potresti avere a disposizione tutto il software già fatto, che è open source, e integrarlo direttamente in Linux U. Perché questo è utile per quante sono le sorgenti a disposizione, non per la tecnologia di per sé. Certo. Magari Linux U è una tecnologia molto migliore di quello che sta facendo la Canonical, però le fonti stanno là, le fonti che prendono i dati. Certo. E poi, cioè, fare l'API compatibile, cioè non reinventi la ruota. Ma questi scope sono per forza dipendenti da Unity? O vivono anche di vita propria? No, cioè hanno un API dove tu le programmi. Ok, no, però le API servono, io mi immagino, no? Tu apri un punto, c'hai quella caselletta di ricerca, sì. E nella caselletta di ricerca scrivi quello che vuoi e lui si collega alle varie fonti e ti ritorna i risultati. Ma per eseguirle senza modifiche è chiaro che devi avere Unity. Però se tu programmi Linux U, il backend, sfruttando PHP, poi semplicemente colleghi la scope e quella funziona. È chiaro. Ed è un vantaggio immenso, perché praticamente ci saranno, di recente ne hanno messe 100 direttamente nella distribuzione, che prendono roba da tutti i siti web principali, da Spotify e YouTube, e più altri tipi, altri siti web oscuri, più devi aggiungere tutti quelli che programmano gli utenti. È sforzo che ti risparmi, certo, è il risultato che ottieni. Sì. Anche perché immagino già solo con le copertine dei film. Sì, penso interessante che è integrato nel sistema operativo, tu puoi cercare anche dalla dashboard qui, no? Giusto? Sì, l'idea è Per fare una cosa come questa, che sia integrato anche all'interno del computer, tu ricevi. Diciamo che si potrebbe fare, quello che mi dici tu del tuo script, lo script è quello che prima poi... allora sì, abbiamo questo problema con Linux U, magari voi sapete come risolverlo. Allora, io cerco qualcosa e poi me la voglio scaricare. Magari ok, io adesso mi sono scelto un film e mi piace Matrix Reloaded. Ok, perfetto. Clicco su Matrix Reloaded, a questo punto io ho un problema, perché i link sono del tipo smb2.//
metti un server HTTP su qualcosa, allora se mettiamo un server HTTP che traduce, che si scarica i file Samba e poi li sputa in HTTP, avresti un punto centrale sul quale passano tutti i dati. Cioè io qui da casa mi collegherei direttamente a questo server, su ogni server potresti mettere un server HTTP molto molto leggero. Esatto, quella è l'idea. Io a Firenze ho fatto così per sì, cosa? Server HTTP, c'ha un link simbolico semplicemente alla cartella con tutti i film dentro a var www e poi vai sull'URL, scrivi e te lo guardi. Però, direttamente col plugin di quale lo puoi guardare sul browser. Però c'è un problema con questo approccio, e cioè che esistono dei NAS che non sono modificabili. Cioè tu vai da MediaWorld, ti compri un NAS e quello non lo puoi modificare. Giusto? Non andare da MediaWorld. Forse non è molto nella filosofia di però una domanda, questa versione è fatta con PHP o il motore è ancora in Python? Il motore in Python CGI scritto male. Non ho capito bene la cosa PHP in Python, perché in Python ci stanno diversi progettini, insomma progettini, ci sta per esempio Tornado, che è un server HTTP fatto da Airfield, che è molto leggero, e però se tu fai una funzioncina che fa solamente quello, cioè che ti serve un file di HTTP, penso che sia molto leggero. Però non ho capito se è fatto un PHP o Python. No, il PHP è quello locale, è PHP, quello globale è Python. Ah, ok. Cioè, quindi a sto punto forse è meglio che quello locale, il PHP, che server usa? Apache. Allora c'è il server. Cioè, il fatto è che abbiamo della roba mista. Abbiamo dei NAS intelligenti che fanno girare il software suo e quelli non c'è problema. Poi abbiamo dei NAS stupidi. Quelli stupidi, quindi non ci puoi mettere Linux su. Esatto, non ci puoi mettere nulla. E quindi c'è solo il controller e c'è solo il link Samba. Beh, io vi dico che i miei test li faccio su un Netgear Stora, quindi un NAS piccolino, ma è veramente lento, pochissimo processore RAM, e ultimamente ho messo tutto quanto su un Android e sto facendo i test lì, ho montato in maniera permanente il NAS in modo che me lo vede internamente. Il consiglio che potrei darvi è se usare un po' meno questa soluzione via HTTP, comunque offrire all'utente la possibilità di vedere gli altri protocolli disponibili, cioè infatti, per esempio tu clicchi e si apre un piccolo cosino che ti dice clicca qui per scaricare gli HTTP, oppure accanto c'è comunque l'indirizzo cosino Samba, così se uno non vuole scaricare da HTTP lo scarica da Samba. Per esempio penso che nessuno qui dentro avrebbe problemi a prendere e incollare quel link e scaricare. Sì, però io ho visto persone aprire Linux su e scriverci dentro Gmail. Capisci? Ok, non si dice il nome, si dice soltanto. Ok, quindi cioè vorrei. Io ho pensato di fare questa cosa, però è abbastanza complicata. Sarebbe molto carino se si potesse cliccare sul film e parte direttamente il player con la possibilità di vederlo in streaming, insomma. In quel caso sarebbe dipenderebbe dal lettore, dal player in flash. Il player che cade nel 5. Anche però sì, deve avere i video in guardare. Deve avere il browser che lo supporta. Beh, ormai chi è che non c'è il browser? Comunque non è. Io ho visto gente ancora con Internet Explorer 6. La soluzione principale che io ho nell'ambiente Linux è fare uno scorreggione dei NAS. Il firmware di Linux fa la versione NAS, mi rendo conto che è in pratica, però in genere è come si è ricalcato il problema fino ad adesso. Vi dico anche diciamo, adesso la soluzione è un po' più semplice, di scarichi il software, lo configuri e quello sì. Vi
dico se no una possibile soluzione. Praticamente distribuire in rete dei proxy Samba su HTTP. Distribuire in rete. Poi hai che Linux usa la location di questi qua e si calcola sapendo la topologia OLSR, quindi la cosa brutta è che devi far girare l'OLSR sulla rete, il percorso migliore dal client al proxy e dal proxy alla risorsa. Network X, me l'hai fatto conoscere tu. È un attimo. Invece scusa, se usassi però è complicato e soprattutto è dipendente dall'OLSR. Ma non si può usare Anycast come facciamo di MTP, MS, no? Ah, il proxy? No, perché usare Anycast con roba HTTP non è, cioè con roba DCP non è il massimo. Perché la connessione e poi potresti cambiare server mentre c'è la connessione in alto. Invece con DNS si può fare. Invece usare FTP invece di Samba? Cosa? FTP invece di Samba? Ma che non lo puoi scegliere. FTP è meglio perché è supportato dai browser, sì. Però non lo puoi scegliere perché dicevi che alcuni so così e basta, no? Dei ma Linux su non vede gli FTP? È rotta la cosa, però sì. Diciamo by design sì, però attualmente è buggato. Perché a quel punto cioè, nel senso che uno mette magari metti in condivisione roba in Samba perché c'è Linux che spidera, no? Sarebbe un incentivo all'utilizzato. Può fare FTP? E certo, se ci fosse Linux. Beh, diciamo con la versione locale tutto questo non avviene più. Nel senso Linux su centrale, insomma, main Linux su non spidera solamente via HTTP le pagine dei con gli stati dei file preconfezionati dai NAS locali. Soltanto per i NAS stupidi. Poi diciamo per chi non sa da configurare che può essere aiutato, però se facciamo il progetto per fare NAS, ognuno di noi veramente può comprare il NAS. In realtà la questione dei NAS la risolvi magari facendo una cosa mista, cioè il motore centralizzato va a sviluppare solo quelli stupidi e poi quelli intelligenti si registrano, sì. Fai una cosa mista. Sì, se c'è il file listing, che è quella che ho Alessandro, sì. Ma hai intenzione di fare di pubblicarlo in qualche modo questo lavoro sul. Ho detto, sta già su GitHub. Sì, ora che l'hai detto a voce, magari hai messo qualcosa sul wiki, sul ma ce lo facciamo dopo. Va bene. Vai su, che sai sul vai su fare gli indirizzi. Non fare gli indirizzi. Fai selection api, si conoscono, selection outline listing. Ecco, questo è il risultato della scansione del NAS in locale. Volendo c'è anche la lezione in JSON, che poi puoi aggiungere appunto JSON. Tu puoi farsi questo, esatto. Cioè, il Linux centrale è questo. Questo è quello che gli piace di più. Ma c'è poi anche punto listing punto listing. Ah, cioè quindi il client che andrebbe sopra i vari NAS sarebbe solo questo. Potrei prendere sul serio. Sì, punto ini. Con un array, no? Quindi dicevo che volevo sapere se quello che andrebbe distribuito sui vari NAS sostanzialmente il web server dovrebbe sostituire un JSON oppure per un disk diverso, sì, qualunque e basta. Esatto, solo quello, lo fa periodicamente insomma con un cron locale, quindi invece di connettersi come facevi prima risalva, leggi questo strumento, fai condizionare quello che è soprattutto quanto da solo e poi quello centrale va lì, controlla se c'è il file. L'interfaccia web sarebbe anche locale. Sì, assolutamente, ce l'abbiamo appena visto. Ah, ce l'hai anche locale. Infatti l'utente beneficerebbe, cioè sarebbe anche invogliato dal fatto che c'è una versione no, un motore di ricerca per il tuo NAS. Volendo si potrebbe anche, se poi anche
Quello locale però non è distribuito, non vede quello che vuole, non vede il centrale, giusto? No, è un attimo. Riccardo la mattina, è pagato, però insomma c'è cioè, la predisposizione di mettere, di fare una ricerca sia su Linux che su un altro server. In quel caso su un altro server ti riferisce. Se è su un altro server e poi lui rileverà che l'interfaccia diciamo, è la stessa, allora richiamerà semplicemente il listato, se andrà a cercare il listato sull'altro server, se non lo trova insomma. E non si può mettere che lui guarda sempre attraverso per esempio come quello centrale, cioè non si può fare una cosa che sia completamente distribuita, nel senso che per esempio in Elica se io vado a finire sul tuo Linux U, che è uguale a quello centrale ad esempio, e mi fa vedere tutto quello che sta in rete, cioè non so se mi so spiegare, cioè tutto distribuito veramente, cioè non ce n'è uno solo centrale. Io, diciamo se io, per capirci, se io mi vado a casa di Klaus, esatto, mi collego alla, col portatile alla sua LAN, esatto, mi apre la versione Linux, cioè digito linuxu.linux.org, esatto, mi apre il suo, esatto, per esempio in Enigas ti apre quello suo perché stai lì, esatto, è il prossimo vicino e che ti fa vedere solo quello che c'è in ok, poi tu vieni a casa mia, apri il mio XU, apri il mio e rivedi tutto quello che c'è in rete, per esempio. Così okay, è veramente distribuito, non abbiamo bisogno di un XU centrale. Okay. Tutti vedono tutto, perché tu già lo fai questo, perché già ti puoi andare e gli dici guarda su quello, guarda su quell'altro. Sì, no? Quindi fai, di default guardare su tutta la rete. Esatto, cioè di default guardi tutta la rete, quindi ognuno sa tutto quello che c'è in rete, tanto se è solo JSON, voglio dire, ognuno lo mette solo il suo JSON, dice c'ho questo, c'ho quest'altro, e tutti scansioni. Ma anche annunciarla con MDNS in modo che ognuno possa sapere chi sono tutti quegli altri. Così da evitare di dover passare dal Linux su centrale. Il DNS locale è già in giro, già. Capito, esatto, così cominciamo tra il DNS e quindi Linux su ci comincerebbe a fare questa cosa. Droid con la T. Palestrina. Non so che ti dico il punto Linux è figo. Dove sta Dario? Dario, dove sta? È vero, è figo il punto Linux. Però che è stato deciso a me. Ha detto mille volte, facciamo il punto Linux, il nuovo TLC. È stato deciso NMX. Quanto costa registrarlo? Solo perché per cercare di fare nomi me gusta, non c'è costato il DNS. No, te lo do il DHCP giusto, ma che non è stato male. Ma vediamo 888. Però per primo 10.1.7.2.4.1 mi dà. No, metti quello come primo. Ma io dai DHCP però questo qui. Capito? Ah, vabbè, quello sì, vabbè, ma quello ti fa da relay. Ah, fa da relay? Sì. Però non funziona. Sì. Io la occhiata. Lui praticamente salva il file, cioè salva le scansioni, ogni volta che fa una scansione la salva in un file, che è quello, uno di quelli, cioè uno, sì, tre file, quelli che avete visto prima. Ma poi poi cancella quelli precedenti. Ma la parte centralizzata di Linux non va già a vedere questi file o già lo fa? Ancora no. Però domani sera
c'è l'hackathon di Linux, e quindi possiamo implementare questa cosa su PC. Cosa? Questo di collegarli? Perché? Cioè, questo qui, l'idea dell'hackathon è di prendere delle issue che ci sono su software e ognuno decide a cosa lavorare vicino agli sviluppatori principali di ognuno dei software. Per esempio anche Nemesis con NotShot. Un'ultima cosa, insieme a questa versione di NotShot, c'è la versione di un meteo locale. Comunque io sto facendo dei test con una stazione meteorologica che fa un po' difficoltà a farla funzionare altre volte. Però questo teoricamente funziona anche senza stazione meteorologica. E io sto a Palestrina, quello per lei del KML del territorio di Palestrina, e non funziona, dovrebbe tenere tutte le icone, tutti i dati meteo in tempo reale. Cioè, cosa vuoi fare? Far funzionare, non ho capito. Praticamente questa è una pagina. Di là della mappa geografica dovete mettere delle icone grosse, enormi, quelle tradurre enormi, no, ma è una cosa in più, non c'entra niente. Sì, è diciamo una sorta di plugin di questa interfaccia qui. Ah, sopra dici tra i bottoni dove c'era visto mail, sempre per pubblicizzare i servizi, una pagina centralizzata per i servizi? Decentralizzata, sì, è diciamo una cosa in più per l'utente, per invogliarlo a utilizzare. Per adesso ancora no, infatti c'è scritto in basso a sinistra stato non attiva. Però in questo caso, si vede poco, riprende da Open Weather Channel. E quindi semplicemente nel momento in cui si installa la versione locale di Linuxu, nel file di config generale si possono inserire i dati relativi alla propria posizione geografica, alla propria località, e ci sarà anche questa pagina come chicca, diciamo. Se poi avete anche una stazione meteorologica, basterà salvare i dati in un database qualsiasi e uno script poi si occuperà di prendere i dati, insomma, nel database e avere quindi i dati in tempo reale. Si può mettere nel file di config anche la possibilità di poter dare il tempo di aggiornamento. Se fai zoom out non paiono i dati. Questo è il NotShot solito o il 2.0? Non ho capito. Questo è NotShot. Questo, questi nodi, questi marker, come mappe server che stai usando, niente. No, questa è una mappa. C'è il KLM sopra, il KML sopra. Sì, è una mappa. Sulla topologia di Linux, dove li prendi? Prendo il KML da no, il KML, no? Sì. anche i marker. Non parlo di interessi da lì. Poi ancora zoom out. Cambia livelli in base allo zoom. Sono le nuvole. Sì, in tempo reale. Vabbè, ogni 48 secondi. Stai avvicinando al sole la volta dei link perché brucia i nodi, non mi posso arrivare a fuoco. Ok, grazie.